cognome? Sciuto Yolanda Grace. Età? Quasi 25. Segno zodiacale? Scorpione. Parla del tuo progetto. Allora, questo progetto è un progetto che non è di una mia, cioè non è una mia idea, è un'idea appunto di questo mio amico Mario, che praticamente mi è piaciuto tantissimo perché io sono una folle amante del tempo, del passato, del futuro, un po' il filosofare, un po' questa specie di macchina del tempo, una cosa potrebbe fare se quest'altro. Quindi in qualche modo cambiare il tempo, cambiare il passato e il futuro è una cosa che mi è sempre affascinato. Sono un amante di Steven Spielberg, di tanti registi, tutti quelli che hanno affrontato il tema appunto del tempo, in particolar modo appunto Ritorno al futuro. Come è il cinema? Il cinema per me è emozione, a prescindere dai commenti positivi o negativi. Per me fare ogni volta un cortometraggio, che sia a carta, parole, trasformarlo a persone, per me è una grande emozione, veramente. Gli attori di quest'anno? Gli attori di quest'anno, appunto, per questo nuovo cortometraggio, innanzitutto quest'anno ho fatto con questo già tre cortometraggi, non me ne aspettavo manco di fare. Poi loro, Mario e Gabriele, mi hanno davvero aiutato tantissimo a realizzare tutti i miei sogni, e con questo un nuovo sogno, insomma. Questo è il tuo 12° cortometraggio? Sì, il mio 12° che appunto mi aspettavo ancora io di fare, sinceramente per la prima volta non sarò io appunto l'ideatrice, ma soprattutto la regia, quindi voglio mettermi, cioè, diciamo, in pratica a fare anche questa cosa per cercare di capire cosa vuol dire non avere una mia idea, cioè, o perlomeno fare la regista di un'altra idea di un'altra persona, quindi per me sarà una nuova cosa. E il futuro? Il futuro per me è tutto un incognito. Cosa vuoi trasmettere? Bene, con questo cortometraggio praticamente autobiografico io voglio far trasmettere ancora una volta l'amore, che ragazzi è la base fondamentale di tutto, se no non si può andare completamente avanti, e che comunque il tempo è relativo. In quale direzione? In quale direzione voglio andare? Voglio crescere, voglio andare sempre avanti, ma sì, se ne frega anche fino a raggiungere a 20 cortometraggi. Cos'è per te l'amore? L'amore, appunto, come ho detto prima, è fondamentale, è praticamente qualcosa che fa muovere il mondo, senza la quale nessuno può fare niente. Vuoi salutare qualcuno? Ok, ragazzi, io saluto tutti quelli che hanno partecipato nel passato, rimaniamo in tema, nei miei cortometraggi, quelli che parteciperanno nel mio presente, e vi mando un bacio a tutti. E grazie perché guardate sempre il mio cortometraggio, spero che questo veramente vi piaccia, è una commedia molto divertente, si intitola appunto Il desiderio del vento. Quindi sicuramente sarà nei grandi schemi su YouTube a Natale di quest'anno, 2016 a dicembre. Quindi ciao ciao a tutti!